L'Irpinia è terra di grandi vini, tra questi il Taurasi, definito da tanti il Barolo del Sud, ma che a noi piace chiamare semplicemente Taurasi. Si colloca certamente sul gradino più alto del podio, nella classifica dei vini rossi campani. Tra i produttori qualitativamente più elevati, certamente possiamo collocare Michele Perillo, che con il figlio Felice conduce sapientemente la propria azienda di Castelfranci, in provincia di Avellino. Noi siamo andati a trovarlo ed è stata una mattinata indimenticabile. Cerchiamo di far maturare le uve a fresco, alle foglie. Questa qua, queste sono vigne storiche, queste sono vigne che tengono circa 100 anni. Anche se io magari uno pensa. Pensa che piccolo, è tronco piccolo. Pensa che il tronco è piccolo, però il problema è che i terreni sono molto asciutti. E perché lei allora vuole tenere la foglia per farla maturare al fresco l'uva? Come se io sto molto tempo al sole, per cui va bello prima o poi diventa, ecco, questo è il. Ti dà più aromi quando sta maturando la foglia. Guarda, che non ha avuto impatto diretto con il sole, guarda. Se la vedi questa è più matura, invece quella è più rossa. Resterà sempre più rosso, non ci sono. Ecco, vedi questo qua che ha preso il sole diretto. Sì, certo. E questo è lo scopo per cui noi non facciamo. Ed è buona se la mangio così? Come? È buona? Sì, l'ho assaggiata. Posso? Sì, come no, assaggiata questa. Senti un pochettino di acidità, perché comunque sono molto acide. Questa è una malattia. No, questa non è una malattia, questa è un ragnetto che va a mordere la pianta per difendersi, ti fa questa cosa qua. Si dovrebbe usare dei antiparassitari, insomma, cioè, però, diciamo, ma alla fine non pregiudica niente, per cui non serve proprio a niente farlo, ecco, questa è la verità. Questo penso il bianco intorno al 15 di ottobre, ottobre. Il rosso dopo i morti. Pensa a te. Sì, vabbè, noi stiamo proprio, siamo gli ultimi. Tra le cose che Michele ci ha spiegato e mostrato troviamo anche la rigorosa selezione dei grappoli ed essendo andati a trovarlo un mesetto prima della vendemmia ce lo ha mostrato praticamente. Vabbè, ma noi quando facciamo la sfogliatura, che ti posso dire? Già questa, per esempio, per farti un esempio, no? La buttiamo a terra, cioè già ci facciamo un diradamento, capito? Ecco. E allora è così. Ecco. Ma no. Ci fai questa sfogliatura, ci fai. Però scusi, ma sai che io. Mamma mia! Ti dispiace, però. Allora. Sai che io capisco quando i ragazzi. Non mi ammazzerebbe. Bravo. Lei ha detto quello che stavo per dire io. Sa che adesso capisco i nonni. Non l'ho mai vista fare questa perché cosa. Perché loro qui. Dice che è peccato. Dice questo è grazie di Dio, insomma, si diceva una volta, capito? Però il mondo è cambiato e se non fai la qualità non fai da nessuna parte. È cioè vero. Noi piccolini, se non. Io se non facevo la qualità, se non facevo qualcosa di diverso dagli altri, cioè non. E dopo la passeggiata in vigna siamo passati alla piccola cantina. Abbiamo fatto una degustazione davvero particolare, originale e per noi anche abbastanza unica. Non abbiamo assaggiato vini in bottiglia, ma bensì campioni dalla botte. Siamo partiti dal 2020 per arrivare al 2015. È stato davvero formativo poter capire come questo vino sia longevo, ma soprattutto l'evoluzione che ha con il trascorrere degli anni. Al momento infatti non conosciamo altri produttori che mettano in commercio il proprio vino dopo 10 o addirittura 15 anni dopo la vendemmia. Ebbene sì, Michele e Felice lo fanno. Abbiamo salutato e ringraziato con una promessa: ritornare quanto prima, perché il territorio di Taurasi va studiato ed approfondito parecchio.